Benvenuti a questa terza lezione su Tinkercad. Eh, in questa lezione parleremo principalmente dell'area di lavoro e di tutte le mh, impostazioni base che potete trovare all'interno. Allora, come prima cosa, come vedete scritto qua, il piano di lavoro è il piano fisico sul quale costruiremo mh, gli oggetti tridimensionali. Idealmente, corrisponde al piano della vostra stampante. Il primo suggerimento che diamo è quello di impostare il piano di lavoro sulle dimensioni fisiche della vostra stampante in modo che quando andate a costruire un oggetto non sia troppo grande per essere stampato, o di conseguenza, o al contrario, troppo piccolo. Quindi, prima cosa dimensionare il piano di lavoro su quello effettivo della stampante. Benissimo, come si fa? Qui in basso, se vedete, avete questa impostazione che è modifica griglia. Se cliccate sopra, si apre una finestra dove c'è scritto proprietà della griglia, avete l'unità di misura, quindi millimetri pollici o mattoni, direi che millimetri è la scelta migliore e delle impostazioni di base di questa griglia. Ora solitamente le stampanti desktop sono tutte circa 20 cm x 20, infatti qui l'area la, ehm, di base è impostata 20x20, ma giusto per farvi vedere, diciamo che io imposto un'area da 25x25, quindi leggermente più grande, essendo in millimetri scriverò 250x250. Quando cliccate su aggiorna griglia, ecco qua, vedete che la mia area di lavoro è diventata più grande. Una volta impostata l'area di lavoro, la seconda cosa da eh, imparare velocemente è come muoversi all'interno dell'area di lavoro. In generale in tutti i programmi di stampa 3D esistono tre comandi di base. Orbit, quindi ruotare il piano di lavoro, Pan quindi spostarsi all'interno del, eh, del piano di lavoro con la visualizzazione e naturalmente lo zoom una quarta cosa può essere la selezione quindi in questo caso come selezionare uno o più oggetti ma andando con ordine quindi partiamo dall'orbit orbit muovere quindi navigare all'interno del piano di lavoro cambiando la visualizzazione con tinkercad si fa semplicemente cliccando il tasto destro del mouse quindi clicco il tasto destro del mouse e mi muovo bene come potete vedere il piano si muove liberamente ritorniamo più o meno alla posizione di partenza la seconda quindi il pan si fa eh, con i mouse che hanno eh, la rotellina Centrale, cliccando sulla rotella e anche in questo caso spostandosi. Questa è molto utile come funzione quando si va a lavorare non tanto sull'insieme, ma concentrandosi magari su un dettaglio. Per esempio, se mi avvicino molto e poi devo andare a navigare all'interno del piano di lavoro per cercare un punto, un allineamento o quello che è. Terza funzione, quella che vi ho appena fatto vedere è lo zoom lo zoom si fa molto semplicemente zoom eh, avvicinandosi o allontanandosi con la rotellina del mouse l'ultima funzione la selezione eccola qua come vedete ora vi ho disegnato una, un quadrato un rettangolo di selezione con il tasto sinistro del mouse quindi il mouse vi permette di fare tutte e quattro queste operazioni in maniera molto molto veloce. Quindi, questo diciamo che eh, vi conviene cominciare subito a far pratica con queste 3-4 operazioni perché saranno quelle che poi vi permetteranno di lavorare al meglio. E eh, soprattutto all'inizio, variare la visualizzazione è molto utile per passare da un'idea magari in due dimensioni a un oggetto in tre e spesso diciamo che la prospettiva in questo caso può un po' ingannare un'altra possibilità di muoversi all'interno del piano di lavoro ce la dà il cubo questo che vedete qui in alto qua possiamo decidere quale vista, con quale vista ruotare il nostro oggetto quindi vedete possiamo ruotarlo o liberamente in questo caso semplicemente tenendo premuto il tasto sinistro del mouse eccolo qua e poi qui vedete sul cubo sono scritte le varie viste alto fronte sinistra retro basso oppure cliccando sul fronte che ci interessa alto destra retro alto e così via chiaramente ora con il piano vuoto non vi dà forse troppo l'idea poi vedrete appena inizieremo a mettere eh, degli oggetti sul piano mh, mh, sarà tutto più semplice anzi possiamo provare a inserire un cubo ecco qua all'interno del nostro piano di lavoro possiamo zoomare e qui vedete che posso muovermi liberamente qua con il, eh, il cubo di riferimento qui con le viste ecco qua posso anche scegliere di vedere per esempio un angolo vedete con la freccia del mouse vado a selezionare la vista o la porzione di vista che mi interessa andare a, ehm, a vedere e in automatico il cubo si muove se voglio andare a vedere l'angolo in basso Ecco qua, vedete, oppure vedere il cubo dal basso automaticamente viene spostato. Solitamente, dopo un po' che eh, vengono variate le viste, a volte è comodo tornare nella posizione iniziale, quindi nella posizione di base. Per far questo, avete il tasto con la casina, qua, questo tasto Home. Che è il tasto, come vedete, se ci metto sopra il mouse, il tasto vista iniziale. Quindi cliccando qua, ecco qua, siamo tornati nella posizione 0. Quindi in pratica vi sta facendo vedere eh, lo spigolo tra la visione frontale e la visione dall'alto, eccolo qua. Bene, io posso, vedete, muovermi come voglio. Quindi posso zoomare, posso spostarmi facendo orbit con il tasto destro del mouse posso provare a muovermi all'interno del piano di lavoro facendo, come vi dicevo prima, l'operazione di pan, cliccando la rotellina. Una volta che ho visto il particolare che mi interessava e voglio tornare alla vista di partenza, torno. Ecco qua, clicco sulla casa e torno in posizione di home. Allo stesso modo se voglio andare a vedere da vicino il mio oggetto e lo voglio esattamente centrato nel, nel mio schermo, posso utilizzare il tasto adatta tutto alla vista. Quindi cosa succede? Cliccando qua, ecco qui, voi vedete il primo piano dell'oggetto che state modellando e da questo punto chiaramente vi potete muovere eh, post... la domanda potrebbe essere posso farlo anche con il mouse facendo scroll e quindi andando a zoomare sì giusto questo diciamo è un po più immediato vi riporta dalla vista iniziale immediatamente allo zoom sul particolare che vi interessa se scorrete i tasti che avete eh, ancora di seguito avete nuovamente gli zoom in avanti e indietro, quindi in caso il vostro mouse non avesse la rotellina centrale, vi consiglio comunque di procurarvi un mouse eh, che ce l'ha perché è sicuramente più comodo, più immediato. Come vedete io ora sto facendo zoom eh, in avanti e indietro semplicemente muovendo la rotellina, però nel caso abbiate un mouse semplicemente con i due tasti. Eh, avete comunque la possibilità di fare questa operazione utilizzando questi due, eh, questi due pulsanti che Tinkercad vi mette a disposizione, zoom avanti e zoom indietro. L'ultimo, il quinto, è il passaggio alla visione prospettica. Quindi, qui io in questo momento ho una vista in realtà non prospettica, sono sulle tre dimensioni. Per vedere bene il cambiamento, io torno al piano di home. E dopodiché gli chiedo il passaggio alla vista prospettica. Vedete che il piano di lavoro è, è, è cambiato rispetto a quello di prima. Ecco, questo è il piano di lavoro con la vista non prospettica, e questo è il passaggio alla vista prospettica. Altri due comandi legati al posizionamento, allo spostamento degli oggetti li trovate qui in alto e sono piano di lavoro e righello. Come abbiamo visto prima io posso muovere liberamente il mio cubo all'interno del piano di lavoro o direttamente con il mouse o con il tastierino numerico, ehm, però tutto questo lo faccio senza riferimenti, quindi mentre se io voglio spostarlo a partire da un punto preciso è molto utile utilizzare il righello. Il righello per utilizzarlo basta cliccare con il tasto destro sopra l'icona e trascinarlo. Come vedete io sto trascinando questa, eh, questa grafica, eh, fa vedere un righello con un, un cerchio rosso nel, nell'angolo a 90 ⁇ interno. Ecco, il cerchio rosso sarà il punto di origine che io decido. Quindi diciamo che questo è il mio punto di origine. Eccolo qua, una volta che lo rilascio, vedete, escono tutta una serie di misure. Quelle in blu sono le misure del cubo, quindi il mio cubo è 20x20x20. Quelle in verde sono le distanze dal punto di origine che ho scelto, quindi 25 in questo caso sull'asse x e 6 sull'asse y. Per cui se io voglio spostare il mio cubo a a una distanza data a partire dall'origine che ho impostato posso farlo o tranquillamente manualmente vedete sto variando manualmente le mie distanze oppure se voglio essere preciso posso farlo utilizzando il tastierino numerico quindi per esempio 40 sull'asse x e 20 sull'asse y come viene presa questa misura questa misura viene presa dal punto di origine che ho scelto io col righello al punto di origine del mio cubo, quindi in questo caso questo angolo qua che vi sto evidenziando di rosso. Bene, ma non è l'unica possibilità che ho, posso anche scegliere di prendere il punto medio dei miei lati, quindi i due cubetti neri che vi sto evidenziando qua. Come faccio? Semplicemente utilizzando questo tasto. Usa punto medio, vedete sotto, appena sotto il punto di origine avete la x che vi fa chiudere il righello, quella sotto vi dice utilizza il punto medio. Eccolo qua, se io clicco 30 e 50, ok? Quindi abbiamo preso 10 cm in più perché consideriamo il punto medio del mio cubo. Se voglio tornare indietro, clicco nuovamente e uso il punto finale. Bene? Una volta che ho posizionato correttamente il mio cubo posso chiudere il righello semplicemente con la x. Torniamo alla vista ortogonale, eccoci, e andiamo a vedere quelle che sono le ultime funzioni eh, che troviamo qua sul piano, eh, sul piano di lavoro. Per spostare il nostro oggetto all'interno del piano possiamo farlo, come vedete, liberamente utilizzando il mouse quindi cliccando con il tasto destro sopra l'oggetto e spostandoci oppure possiamo spostarlo in maniera graduale utilizzando eh, le frecce della tastiera quindi come in questo caso ora lo spostamento può essere fatto a vari eh, livelli di precisione questo valore chi me lo dice me lo dice questa fi finestrina questo menu a tendina qua in basso a destra dove accanto vedete scritto griglia di snap, in questo caso, lo spostamento del mio oggetto è un millimetro alla volta. Se clicco sul menu a tendina, posso o ampliare questo, mh, questo spostamento, per esempio, 5 mm. Ok, vedete come il mio oggetto si muove o si sposta più che si muove a scatti molto più ampi, oppure al contrario fare con una precisione maggiore quindi per esempio 0,25 mm penso che la differenza si veda abbastanza bene già così a occhio posso anche zoomare un po' questo vedete 0,25 mm di griglia di snap ricordatevi sempre di controllarlo qua in basso piuttosto che andando a modificare questo valore a 5 mm Benissimo. Funzione simile ce l'ha il piano di lavoro. Quindi io se analogamente a come ho fatto il, eh, con il righello, trascino l'icona piano di lavoro all'interno della mia area. Vedete? Ho, sto, sto trascinando un nuovo piano di lavoro che si sposta e va a seguire quelle che sono le geometrie del mio oggetto. Qui io posso aggiungere un nuovo piano di lavoro che sia ortogonale quindi che sia posizionato su quello che è il lato frontale del mio cubo se rilascio il tasto del mouse vedete eccolo qua mi ha costruito un nuovo piano di lavoro dove io posso andare ad aggiungere oggetti gli oggetti in questo caso saranno su due piani diversi ortogonali tra loro quindi questo può essere molto utile in alcune situazioni che vedremo poi nelle prossime, nelle prossime lezioni altrimenti dietro alla posizione iniziale con un unico piano di lavoro se non lo voglio ortogonale posso mettere due piani di lavoro paralleli ecco qua andando a posizionarlo nel lato alto qui vedete se lo posiziono nel lato di destra o nel lato frontale avrò i piani ortogonali se lo posiziono sul lato alto, avrò due piani di costruzione paralleli, eccoli qua, vedete in arancione “quello superiore” e con il bordo azzurro “quello inferiore”. Bene, stesso discorso di prima, a questo punto se io vado ad aggiungere gli oggetti, gli oggetti saranno su un livello di base diverso, quindi il lato alto del cubo inferiore sarà allo stesso livello del, eh, lato della, della, della vista bassa del mio cubo superiore. Eccolo qua. Ritorniamo, Ritorniamo a zero. Ultima cosa, ma sicuramente molto importante, è bene dare un nome ad ogni progetto. Quindi, in questo momento il nostro progetto ha un nome di base che ci dà eh, Tinkercad, e in questo caso è Brilliant Fulfi. Magari un po' difficile da ritrovare quando invece di uno comincerete ad avere 15, 20, 30 progetti. Per cui, per andare a modificare il nome, semplicemente basta fare doppio clic vedete viene evidenziato cancellare quello che trovate scritto e andare a mettere il nome che volete nel nostro caso posso scrivere corso tinkercad una volta che avete dato il nome al vostro progetto con invio salvate eccolo qua quindi adesso il nostro progetto si chiama corso tinkercad perché è utile eh, nominare in maniera eh, rapida in maniera che si ritrovino facilmente i vostri lavori perché come vi dicevo nella lezione precedente tutto ciò che voi disegnate viene salvato eh, in cloud quindi automaticamente dal software per cui se vi ricordate eh, dalla lezione precedente se io clicco sull'icona di tinkercad torno in quella che è la mia dashboard eccoci sta ricaricando la mia dashboard e in questo momento è comparso il mio primo progetto Corso Tinkercad, eccolo qua vedete salvato alcuni secondi fa. Questo immaginatevi di avere non uno ma tanti progetti, avere il nome facilmente riconoscibile è sicuramente molto utile per trovarli velocemente. Benissimo, con questo si conclude la nostra terza lezione e ci vediamo alla prossima. Grazie mille.